a 15.000 like, ragazzi, provino all'MSP di Pierino e di Yami. Quindi mi raccomando, spaccate questo video di like, perché ci saranno delle belle sorprese. Siamo qua col presidente del MSP, Press. Sei pronto a cogliere due nuovi membri di squadra? Speriamo che siamo forti. Fortissimi. E quindi spaccate questo video di like, che a 15.000 faremo il grande provino. Let's go! Go! Nello scorso video vi ho portato un altro ex membro dell'MSP, ovvero Luca Gogliormella. Quest'oggi sono qua per portare un membro dell'MSP attuale, un ragazzo messo in discussione da voi nei commenti durante gli episodi della serie. Lui è il nostro grandissimo portierone Comastini, ragazzi. Lo facciamo entrare. Ciao Pillo. Posto? Da posto, tutto a posto. Allora, siccome ultimamente sotto ai video della serie commentano: ah, Pippo fa bene, Pippo è forte, oggi siamo qua per metterti alla prova e per capire quanto è forte il portiere dell'MSP Comastri. Detto questo, Coma, io sono qua perché ti voglio testare, ti voglio mettere alla prova, come abbiamo fatto anche con Gogliormella, e vediamo se sei veramente forte all'altezza di difendere i nostri pali in partita. Con noi oggi ho chiamato un giocatore d'eccellenza, signori, l'avete già visto sul canale, lui è Johnny Fasano. Attenzione, la classe non è acqua, scuola Sassuolo il ragazzone qua, difensore centrale, quindi non è un attaccante, però con i piedi se la cava molto molto bene ed è veramente forte. Non ci sarà solo lui, perché come quasi sempre ci sono i carissimi Pirla SV, ovvero Pierino e Gnabri, che mi sta filmando. Facciamo entrare solo solo Pier. Allora, dov'è il portiere? Sei tu, piacere. Ah, è lui il portiere. Perfetto, anche. Che ho visto nei video. Saremo pronti a metterti alla prova. Ho portato anche un altro portiere sul canale, se vi ricordate bene, ed è stato Simone Pechini, ex portiere dell'Albania. Bando alle ciance, ragazzi, passiamo a oggi. Siamo qua per fare una grandissima challenge. Raccontaci un po' da dove sei partito, le tue giovanili. Le mie giovanili le ho fatte a Lanzolavino, poi sono stato 4 anni al Bologna tra scuola calcio e settore giovanile, poi sono tornato a Lanzolo un anno, poi 2 anni al Sasso e poi dopo ho girato un po' in promozione e poi sono arrivato qua in prima categoria. Un anno abbiamo giocato anche insieme. Sì, ragazzi, ancora. Perché prima di ritrovarci qua assieme all'MSP abbiamo già giocato insieme io e Filippo al Sasso Marconi, che abbiamo fatto una bellissima annata. Va bene, Fillo. Allora, oggi ti voglio vedere in più aspetti. Quindi andremo a fare 5 mini sfide. Sei già caldo o ti vuoi scaldare un attimo? Abbastanza caldo, ma un'altra scaldatina la diamo. Va bene, allora, ragazzi, andiamo subito a scaldare il nostro Coma e poi partiamo con le challenge. Let's go! Partiamo subito con le abilità con i piedi, Coma. Prima mini challenge, hai 3 palloni, vi ha messo una porticina sul fondo del campo. Dovrai semplicemente cercare di segnare con più palloni. Ne hai solo 3 per ora. E fuori! La prima data fuori. Secondo tiro. Vai, Coma. Bello! No, 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 lascia, Sam. La metto anche così. La porta anche così? Sì. Piedino, signori, il piedino. Mamma mia, l'ha messa anche così. Filippo Comastri si dimostra abbastanza preciso con i piedi. Adesso ti voglio vedere nei rinvii, come sei nei rinvii. Sì, nei rinvii. Quindi un giocatore si posizionerà da un lato del campo, l'altro dall'altro lato del campo. Dovrà cercare di servirlo sui piedi. Ce la puoi fare? Portiere dell'MSP non può essere impreciso. E quindi, Comastri,
devi dimostrare che tu le qualità con i piedi ce le hai. Andiamo. E allora ci siamo. Filo, sei pronto? I giocatori sono pronti. Prego, mostraci le tue doti balistiche. Bello. Ecco come te la ridà. Cambio di gioco. Cambio di gioco. Hai mazzetti sulla fascia. Bello. Top. Bello. Non contento. Mamma mia ragazzi, cioè, guardate che precisione. Calcio. Magnifico. Palla alta. Mamma mia. Bellissima ragazzi. Giro palla. Palla per Pier. Bellissima ragazzi. Vero bello lo stop. Coma, complimenti, con i piedi ci siamo. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo nel bello di questo video. Sei pronto? Sì. Dove conta, dove conta? Dove conta, è lì che conta. Perché il portiere le deve parare tutte. Non le deve lasciare nemmeno una. Siete pronti a bucarle? Guarda in faccia, ti sembro non pronto? Ecco voi il pallone. Iniziamo. Ok Coma, tre rigori a testa. Calceranno il mitico Johnny Fasa e Pierino. Vediamo, sarà una sfida anche tra loro. Chi riuscirà a segnare più rigori. E tu non ovviamente dubbi. Non dovrei far passare nessun rigore, Sarà cinesca, nessuno, Sarà cinesca. Quanti rigori hai mai parato nella tua carriera? L'ultimo parato risale a 5 anni fa. Però come... 5 anni fa? 5. Ma quindi praticamente da quando sei prima squadra non hai mai parato di rigore? No. Bene, oggi romperemo oggi, questo tabù. Oggi sarà il primo. Ok, speriamo. Ci siamo ragazzi, primo rigore. Io purtroppo, ripeto, non posso battere perché sono ancora fortunato. Sei fortunato. Allora... rigore d'eccellenza. Questa cos'era? L'unione tra un cucchiaio e un tiro a incrociare. Non ho mai visto nulla del genere, ragazzi. Voi siete però... in eccellenza, si tira così. Però è gol. È arrivato l'uomo giusto. Ho preso delle lezioni di rigori, quindi attenzione. Non è da sottovalutare. Mamma mia. Bello. Primo slot è andato, signori. Secondo slot. Oh, portiere deve essere attivo. Sveglia. E allora, mamma mia, dove l'ha messa, signori? Ragazzi, che giocatore. Ragazzi, scusa, come? Scuola Sassuolo. Dove, ma dove l'ha messa, ragazzi? Allora, il mio obiettivo è fare 3 su 3, ragazzi. E allora, è pronto? E allora, il nostro portiere c'è, signori, C'è. Cioè, adesso facciamo tirare un ospite d'eccezione che ho portato qui apposta per provare definitivamente il tuo portiere. Chi è? Facciamo entrare il top player, ragazzi. Chi è? Giocatore dell'Hellas Verona. Chi è? David George Rubino. Attenzione, ragazzi, direttamente dall'Hellas Verona. E te la tiro pure senza scarpe, coi garzini. Ah! Oh! Ah! Me la scusi, pure la che scarpe. Un portiere deve riuscire a reggere le provocazioni. Mio Dio! Non è stato demerito del portiere, l'ha messa veramente dove c'erano le ragnatele. Andiamo! Porca puttana, ragazzi! Complimentoni! Entro, spacco, esco, ciao! Parte il nostro giocatore d'eccellenza, Johnny Fasano. Mamma mia, gran parata, gran risposta di Comasi, ragazzi, gran tiro. Veramente bravo. Ma portiere, tu fai la borsa là? Oh, oh, oh. L'ha provato, ragazzi, è un portiere attento. Si è capito? E non ci arriva. Non ci è arrivato, ma bravissimi a tutte e tre, ragazzi. Rigori sono andati. Bravo, Filo. Bravo. Ma adesso iniziamo a scaldarci seriamente con dei tiri da fuori. I ragazzi sono pronti, facciamo uno slot di 10 tiri circa. Va bene, siamo partiti. Va bene anche. Oh, la taglia! Ma quanto è forte! Ma quanto è forte, signori! E fa il difensore centrale! Ragazzi, io mi sto mangiando le mani perché non posso tirare.
Mi sto veramente mangiando delle mani. Se no ci sarei io a mettere la colpa. Wow, mamma mia! Ma chi è questo? Sapete qual è il segreto? Mangio il riso col pollo. Vabbè, si spiega tutto. Il segreto è il riso col pollo. Allora ragazzi, io non mangio riso con pollo, quindi non aspettatevi granché da me. Leone! Bella! 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 Bella parata! Attenzione, come non gliene è ancora parata una, eh! Vediamo! Sarà quella giusta! Centrale! Bello! Ma che cazzo stiamo vedendo? Qua dovremmo fare un video su di lui, altro che. Che giocatore è, ragazzi! Prova a tirarla col collo! Perché? Dovrei riuscire ad alzare col collo. Ah! Ma perché, ragazzi? Fammi tirare di piatto, va. Attenzione, Nathan! Bella, bella parata di comasco. Bello. Ragazzi, il nostro Pierino è purtroppo leggermente affaticato. Facciamo subentrare il nostro fratellino Gnabry, perché scalderà lui con i guanti. Comasteri. Ciao, Nathan! Attenzione! Bella parata! Prova Gnabry! Bello! Bello! Allora, Jonathan! Che parata di coma! Mamma mia, che cosa ha preso! Wow! Wow! Bella! Bella parata sicura di coma, veramente bravo! Coma sa prendere le misure, con i ragazzi! Vai Gnabry! Bello! Gran parata di Filippo. Conta i passi Gabri. Altero testo! Gabriele Gentili! Parte lo stesso! E quindi sei pronto per il provino all'MSB! Ultimo tiro di Johnny Fasano! L'ha toccata! Che parata astronomica da parte di Coma! Allora Coma, ti vedo abbastanza provato da questo slot di tiri liberi. Com'è andata? Dai, abbastanza bene, abbastanza percentuali bene. Percentuali di parate alte. Quindi ci sta molto molto bene. Bravissimo, non a caso sei il nostro portierone. E andiamo subitissimo all'uno contro uno finale. Ci siamo, uno contro uno, portiere contro attaccante. Primo manche, primo turno per Johnny Fasano contro Comastri. Stoppa il pallone, va avanti, prova il doppio passo, Comastri rimane in piedi, ancora altra finta, va avanti, ne prova troppe e poi c'è Comastri che prende e salva tutto. Secondo turno per Jonathan, bello lo stop, bello il lancio di Comastri preciso, ancora va più veloce, spedito, altro doppio passo e poi il tiro improvviso, 1-1. Ora c'è il turno decisivo per vedere fra i due chi avrà vinto. Ancora va Jonathan, si avvicina verso Comastri, rimane lì, la tocca con la mano, poi se la alza, il tiro, traversa clamorosa e qui vince il mitico Comastri. E ora invece sta a Pierino, vediamo quanti gol farà su tre turni. Bello il lancio, poi c'è lo stop, va Pierino, la finta alla Muriel, dribbla Comastri, 1-0 per Pierino, semplice per lui. Secondo turno, la alza campanile e qui Pierino non si fa cogliere impreparato. Ancora altro doppio passo, va avanti Pierino, 2-0. Ultimo turno, va avanti Pierino per il 3-0, se l'allunga troppo e qui furbo Comastri a prendere il pallone. E adesso sta l'ultimo, vero Gnabry, va avanti, ha il pallone Gnabry, prova la finta, se l'allarga troppo Gnabry, pallonetto, palo clamoroso e qui Comastri, 1-0 per lui. Altro lancio, altro stop di Gnabry che si avvicina a Comastri, poi prova il pallonetto, clamoroso gol come quello dei mondiali del Camerun, 1-1. Ultimo turno, vediamo chi sarà il più forte tra i due. Prova lo stop Gnabry, ancora il pallone, se la allunga però riesce a prenderla, va Gnabry, tiene lì il pallone, se la alza, ancora Gnabry, prova la conclusione, para Comastri e vince lui. E allora ragazzi, si conclude in maniera meravigliosa qui questo magnifico test di Comastri. Filo, com'è andata?
Bene, molto bene. Sì, abbiamo visto delle bellissime parate. Ragazzuoli, come avete visto il nostro mitico portierone dell'MSP? Allora, prima di tutto, molto sicuro di sé, che è una cosa secondo me molto importante per un portiere. E poi ha fatto anche delle parate importanti. Diciamo che non è stato perfetto da 10 lode, ma neanche bocciato da insufficienza. Voto? Se posso darti il mio voto, io ti do 7,5. 7,5? Io do un 8 per lo scaldacollo dell'Inter. 8 per lo scaldacollo dell'Inter. Voto? Importante? Io do un 8,5 perché un portiere così lo vorrei sempre nella squadra. Ah! Dichiarazioni importanti, dichiarazioni forti, ma fatemi sapere invece voi il voto complessivo di questa prestazione in questo video di Filippo Comastri dal campo dell'MSP. È tutto, io vi ricordo che prossimamente al raggiungimento dei like che vi ho già annunciato uscirà il provino all'MSP da parte dei due fratelli per la SV. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, siamo quasi 300.000 iscritti, spero di arrivarci entro la fine dell'anno. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video con tanti altri contenuti sul campo. Scrivetemi anche voi che cosa volete vedere sul canale e ci vediamo in un prossimo video. Bella, ciao, ragazzi! Prendiamo una palla qui. Pronto, ah, però oggi si corre, eh? La corsa ce l'ho, ragazzi, questa non mi è mai mancata, quindi su questo sono molto sereno. È sulla parte tecnica che ho un po' più paura.